calma dopo aver ascoltato il tecnico del Castrovillari, Ivan Franceschini, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera mister. Ciao, buonasera. Ciao mister, questa sera l'altra volta abbiamo chiuso un po' di fretta, avevamo sfonato, questa sera ci siamo presi tempo per poter discutere ampiamente della squadra rossonera. Insomma, domenica nuovo stop per il Castrovillari, non si gioca il derby con il Roccella, insomma, quali sono le sensazioni mister? Beh, innanzitutto te volevo fare dal vivo, te l'ho fatto sentire il messaggio, ma da telefono, il condoglianze per grazie personali. Grazie. Tornando a domanda e sensazioni, che è la decima partita che rinviamo, quindi ormai non sappiamo più come, che pesci prendere, perché stavamo preparando questa partita e era nell'aria, nel senso che Roccella aveva già rinviato la partita infrasettimanale, quindi era una cosa che poteva succedere. Certo. Come ho detto prima, è la decima partita che viene rinviata a noi. Perché... Tra l'altro le do l'ufficialità che il recupero di mercoledì col Cittanova è stato nuovamente rinviato. Sì, lo sapevo. Quindi è l'undicesima, infatti sì. Mancava questa. Mancava l'undicesima, e quindi cosa devo dire? È un campionato che va a singhiotto, noi giochiamo tre partite in una settimana, poi siamo fermi 10 giorni, poi giochi altre tre partite, poi magari stai fermi 2 settimane, quindi è difficile trovare ritmo, e è difficile anche soprattutto per i ragazzi, perché tutte queste soste, anche dal punto di vista fisico va incontro magari dei problemini che ti limitano un po' poi quando devi giocare, però quest'anno è così. Bisogna accettare, non è colpa di nessuno, quindi bisogna accettare le cose come, e poi noi saremo sicuramente una delle squadre più penalizzate, perché poi dovremo giocare un sacco di recupero ogni 3 giorni, sperando come che non ci capiti anche noi. Certo, perché non abbiamo casi anche noi, perché poi dopo diverrebbe veramente un'impresa recuperare tutte le partite, quello sicuramente. Che sai, le squadre che hanno già avuto il Covid, purtroppo, meno male, hanno già una piccola immunità di gregge, no? Invece quelle che magari ancora non hanno avuto, speriamo di non certo. avere mai a che fare con questo virus. È chiaro mister, è logico anche che in un momento di questo, come dicevamo prima anche col direttore sportivo del Roccella Francesco Curtale e anche col dirigente Giorgi del San Luca, l'aspetto sanitario diventa prioritario, perché logico che per ragazzi e comunque calciatori, atleti il rischio è minimo, e tuttavia all'interno della società spesso ci si può contagiare, si può coinvolgere all'interno di un focolaio Covid ampio, anche gente più individui, soggetti più come dire, più esposti a pericoli, certo. Si rischia di creare delle situazioni anche abbastanza complicate. Io conosco bene, insomma, come lei saprà, la piazza di Cittanova, e anche lì insomma si sta rientrando piano piano in una sorta di binario di normalità che avrà bisogno ancora di tempo, però è logico che anche lì, per recuperare giocatori che sono stati fermi un mese, 30 giorni, 35 giorni, e che magari devono ritornare a fare, tra l'altro questo è un dato oggettivo, devono rifare di nuovo il certificato di idoneità per l'attività sportiva, devono rimettersi in moto, devono con 5 partite da recuperare, magari è chiaro che poi il campionato diventa chiaramente condizionato. Mister, voi però mercoledì avete giocato il 3 contro l'FC Messina, un 1-1, insomma un pareggio di sostanza, perché sarà pur vero che il Castrovillari è penalizzato da tanti rinvii, ma 16 punti in 12 partite le avete collezionate, sono una squadra che assolutamente sta meritando, più che meritando, quella posizione di classifica. Guarda, dispiace per l'ultima settimana, perché noi venivamo dalla vittoria di Troina e dopo abbiamo avuto 3 partite in casa di consecutive, una con la Gelbison e poi il recupero con la, con,
con la Cereale e poi questa con il Messina in casa. E diciamo che le due sconfitte con Gelbison e la Cereale hanno lasciato un po' di strascichi nell'umore, soprattutto sia del gruppo che all'interno dell'ambiente stesso, perché quando giochi in casa meno male hai sempre la voglia di portare a casa il bottino pieno, giochi tra le mura amiche, però quest'anno è un campionato è particolare anche sotto questo punto di vista, per via del pubblico, insomma, giochi a porte chiuse, quindi conosci il tuo campo ma non hai quel vantaggio che potresti avere giocando con il pubblico, e quindi hanno fatto queste due sconfitte che, ripeto, hanno lasciato un po' la mare in bocca, perché venivamo da un ottimo periodo e questa partita col Messina era temuta, perché avevamo assenze importanti noi, avevano assenze importanti loro. E Messina è una grande squadra, a nomi forse la più forte del girone, e abbiamo fatto un ottimo pareggio, abbiamo giocato, secondo me, dal punto di vista tecnico, la peggior partita dell'anno, perché abbiamo lasciato il pallino del gioco al Messina, un po' per la strategia di gara, un po' perché siamo andati in difficoltà all'inizio, abbiamo avuto subito delle ammunizioni che ci hanno un po' pregiudicato il nostro modo di difendere usuale, e quindi avendo il pallino del gioco in Messina ormai si è abbassato come baricentro ed hai creato subito l'occasione in cui è scaturito il rigore, e poi abbiamo avuto dei contropiedi interessanti su 1-0, però dal punto di vista del gioco il pallino del gioco ce l'ha avuto il Messina, anche se ha creato alla fine pericoli veri e propri due nel primo tempo, e oltre alla punizione, che è stato un capolavoro alla fine, il 92esimo, che il nostro portiere ha salvato un po' il risultato, però un ottimo pareggio. E dispiace per come è venuto, perché a 5 minuti alla fine assaporavamo un risultato che, se fosse stato pieno, sarebbe stato di bellissimo, anche a cospetto della squadra che stavamo affrontando, però va bene così, dai. Certo. Alla fine i ragazzi hanno fatto magari una prestazione non eccezionale, anche per merito dell'avversario dal punto di vista del gioco, però dal punto di vista dell'intensità, della voglia, della fame, è stata forse la nostra miglior partita sotto questo punto di vista, quindi sono contento. Mister, ultima giornata, quindi la proiezione va alla giornata di San Valentino, la festa degli innamorati. Voi vi troverete all'Licata per questo giro di boa contro i gialloblu. Ecco, il Licata è sicuramente un avversario importante. La mia domanda però è un'altra. Lei prevede che dopo questa partita, quindi dopo la seconda metà di febbraio, riservi al campionato di Serie D uno stop rigenerante che consentirà alle diverse compagini di recuperare delle partite, o pensa che invece più probabilmente si andrà fino alla fine, insomma, e poi si recupererà strada facendo il tempo perso? Ma io ti dico la verità, dal punto di vista della regolarità del torneo, lo spererei in questo stop, anche perché permetterebbe squadre che hanno tante partite da recuperare, come noi, la Cittanovese, il Roccella, di non fare un tour de force, perché poi è impegnativo, cioè, giocare ogni tre giorni veramente, per chi non è abituato, diventa impegnativo, molto impegnativo. Non ci sono rose così profonde da poter permetterti di fare un campionato in cui giochi ogni tre giorni da marzo fino a giugno, insomma, non, fisicamente i ragazzi non riuscirebbero, perché ricordiamoci che c'è sempre la regola degli under, quindi non è che hai tantissime scelte, gli infortuni sono all'ordine del giorno per via di questi stop forzati, quindi io mi auspicherei che ci fosse uno stop come è successo a novembre, in cui le squadre che sono rimaste attardate possono recuperare le partite per dare una maggiore regolarità al torneo. Secondo me sarebbe la cosa migliore per tutte, anche se poi quelle che hanno giocato dovrebbero fermarsi un mese, magari. Certo. Non sono dello stesso avviso. È chiaro, è chiaro. Mister, grazie per il suo contributo, in bocca al lupo.